Ascoltatemi, amici, romani, concittadini, io vengo a seppellire Nerone. Le nozze furono celebrate in tutta fretta. Nerone vi giunse con il cuore denso di gioia e di soddisfazione, non certo perché mi amasse. Che ragione avete, se siete voi l'arbitro, di ritardare ancora la data del nostro matrimonio? Quale pretesto si potrebbe addurre dal trattenervi dal darmi la vostra mano? Trovate qualche difetto nella mia persona? Qualcuno dirà che la mia nascita non corrisponde al vostro rango. È vero, ma la causa della vostra indecisione è vostra madre Agrippina. È lei che vede nel mio innalzamento un freno al suo orgoglio e alla sua smodata ambizione. È lei che teme per l'attaccamento e l'interesse che io mostrerò per la vostra persona e per il vostro bene. Non fui mai gelosa di una simile rivale. Guardavo con totale indifferenza le infedeltà di mio marito. Dopo essersi sporcato le mani nel sangue di Britannico, in quello di sua madre Agrippina, in quello della prima moglie, Ottavia, e in quello della seconda, Poppea. Nerone pensò subito a nuove nozze e decise di sposarsi nuovamente. Le mire si appuntarono su Statilia Messalina. Ascoltatemi, amici romani, concittadini, io vengo a seppellire Nerone, non a lodarlo. Giunsi al matrimonio con un'aria di profonda tristezza. Di storia. Si può dire che hanno sempre ignorato o deformato le donne. Pensate, il primo libro in materia intitolato Sulle donne famose lo ha scritto il Boccaccio. È per questo che le figure delle tre mogli di Nerone possono sembrare un po' stereotipate, ma sono bellissime e forniscono un affresco straordinario, non solo dell'epoca, ma della logica stessa del potere.